Del canale, buongiorno. Qui siamo in tana e come vedete questo è il mio banco da lavoro dove creo delle cose. Oltre che a dipingere, come ben sapete, faccio anche dei piccoli lavori, tipo questa volta ho costruito il farro, faccio magari delle volte delle casette o cose del genere. Magari ne parleremo un'altra volta. E come vedete, guardate, sto facendo una piccola casetta. Questa è per i miei figli. E questo casolare è stato fatto con il DAS. E l'ho lasciato essiccare, adesso gli do una grattata e dopo va dipinto. Comunque magari ne parleremo un altro giorno. Adesso parliamo del faro che ho costruito. Io adoro i fari. Per me ci sono molte leggende sui fari, molti, come si può dire, aforismi sui fari, però quando lo guardo davvero mi dà un senso di casa, di, non lo so, di tornare a stare sereno. Il faro è la luce, ecco. Come ho costruito questo faro? Allora, prima cosa, ho usato tutte cose da riciclo ed è per questo che amo molto questo faro, perché secondo me lo rende ancora molto più artistico. Iniziamo dalla base. La base ho usato una tela per dipingere, rotonda. Dopo, per il faro, ho usato il cartone delle patatine. Adesso mi sfugge il nome, comunque è il cartone rotondo che va su, che trovate da qualsiasi supermercato, le Pringles, così mi sembra che si chiamano. Praticamente per renderlo, vedete, per renderlo alla base più largo e invece alla testa più stretto, ho fatto una piccola incisione di un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra, unito il cartone con la colla a caldo. Dopo, naturalmente con il taglierino, ho fatto le finestre, l'ho dipinto e adesso aspetta che ve lo faccio vedere bene. Vedete che sembra proprio quasi che sia proprio un muro vero, e ho usato una pasta di struttura o strutturale, come insomma si dice. Che aspettate, ecco, l'ho messo qua, una pasta di struttura o strutturale. Questo è scritto pasta di struttura. Ok, dopo che ho passato con la spatola la pasta di struttura, sia la tela e sia tutto il faro, l'ho dipinto e ho messo naturalmente i sassolini con la colla a caldo. Questi sassi li ho recuperati, questi sassolini li ho comprati, non mi ricordo dove li ho comprati, comunque penso che li trovate anche dai cinesi, sono dei semplici sassolini. Io li ho presi grandi, un po' più grandini, poco, e dopo questa qua sono i sassolini piccolini, la mia compagna che se sa che li ho usati per i miei lavori, mi dice su di tutto. Ciao se mi ascolti. Allora, siamo rimasti al faro con la pasta di struttura. Dopo, questo praticamente questo cerchio che vedete l'ho preso, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, ma è perché ho recuperato tante cose, le ho messe insieme. Penso che sia quello della Nutella,
o di una marmellata. Ho preso questa retina, l'ho tagliata praticamente dalla terrazza che avevo, questo pezzettino in più, e l'ho tagliato via e quindi l'ho messo qua. È praticamente una retina di ferro. Ho preso questa porta lampada porta candela dai cinesi. Questa cosa è sempre un coperchio, però ci ho messo la pasta di struttura e sembra anche al tatto, sembra proprio un muro, ecco, un muro vero. Questo coperchio, che me l'hanno chiesto anche in Facebook dove l'avevo preso, non l'ho preso, l'ho recuperato ed è praticamente il tappo dello stick. È fatto tutto con le cose che recupero e è questo il bello, secondo me, dell'arte, della creatività, è cercare di accumulare le cose e di costruire una cosa con delle cose che andrebbero buttate via inutilmente. Invece ho costruito un faro. Naturalmente mi manca la luce da LED dentro, però mi sembra che ho fatto un video adesso con una candelina, casomai dopo alla fine ve lo metto, che si vede tutto, tutto il faro illuminato. Adesso posso però spegnere le luci e arrivo subito, un attimo solo. Come vedete, se io spengo la luce adesso, si vede proprio il faro illuminato. Con una lucetta a LED, una volta che ho finito, insomma, di parlare, vi metto anche l'altro video, perché mi avevo messo per farvi vedere, devo mettere una lucetta LED anche dentro, trovarne una piccola, perché avevo messo una candela per farvelo vedere, però adesso provo, se prende fuoco lo lascio così, cioè lo lascio, non taglio né niente. Adesso proviamo a vedere se va questa candela o è finita, perché a forza di far vedere a tutti come funzionava, penso che si sia consumata. Sì, è consumata, quindi vi metto alla fine. E così ho costruito questo faro. È stato bellissimo costruirlo, ho passato delle ore bellissime, anche a dipingerlo, e ho avuto anche molta soddisfazione anche delle persone che mi hanno scritto in Facebook, grazie e vi saluto. Torneremo a fare anche molto presto i tutorial di acquarello, ci sto già lavorando e penso che già la prossima domenica inizieremo con i dipinti e con i tutorial. Ho intenzione di farne un pochi con molta calma, in modo di cercare di insegnarvi quello che io ho imparato, ecco. Quindi saranno video molto molto calmi e molto molto lenti, insomma, ecco. Vi ricordo che se volete fare visita al mio sito web, ve lo lascio in descrizione. Iscrivetevi al canale, mettete un like, che abbiamo tantissime cose da fare insieme e anche da costruire insieme, perché no? Perché l'arte è bella tutta, anche le piccole cose che magari le guardiamo senza dargli attenzione, sono cose artistiche che devono essere, come dire,
devono essere viste in una certa maniera, come questa piccola casetta. È una piccola casetta per i bambini che sto facendo, però una volta dipinta è talmente carina che anche come soprammobile in casa può mettere un senso di pace e di allegria, perché siamo così circondati da un mondo che delle volte va troppo veloce e c'è bisogno anche di fermarsi un secondo per ammirare una piccola casetta o fare una cena a lume di candele con un faro. Io vi auguro tutto il bene del mondo e passate una bellissima giornata. E io continuo a creare e a disegnare e naturalmente a dipingere ad acquerello. Ciao a tutti e alla prossima.